Buonasera, benvenuti su Lux in Tenebris, la trasmissione ideata da Roberto Giovagnoni, che chiamo subito ad affiancarmi in questa splendida Ciao, serata. ciao Perry. Ciao Roberto, poi ci spiegherai, se vorrai, introdurre il significato di questa trasmissione, anche se gli amici ormai penso che ci seguono, penso che hanno già colto lo spirito di queste serie di puntate dove inviti delle persone a te care o persone che tu hai conosciuto il loro lavoro e apprezzi per parlare insieme a te delle tematiche dell'esoterismo, della spiritualità, ma in un senso più moderno. Non so se ho detto bene, Roberto. Sì, assolutamente. Dico due parole. Lux in Tenebris ha due intenti ben precisi. Il primo è quello di portare noi, mi ci metto anch'io perché invitando altri relatori, anch'io imparo da ciò che dicono, di portare in noi il dubbio positivo, quel dubbio che ci porta a crescere, a conoscere, a voler approfondire e anche ad ascoltare tesi, concetti o relatori che non corrispondono magari pienamente alla nostra visione del mondo o della conoscenza. Questo perché ci troviamo in un momento particolare, in un momento di cambiamento. Lux in Tenebris è nata proprio per questo, per accompagnare in questo cambiamento e abbiamo necessità assoluta di allargare la nostra visione. E proprio per questo noi parliamo di tanti argomenti, magari secondo chi lo può vedere in maniera più superficiale, molto differenti tra loro, ma tutti questi argomenti hanno un obiettivo: comprendere meglio il momento attuale. Ti lascio la parola. Bene, allora stasera non faccio l'indovinello come si fanno in certe trasmissioni televisive per farvi capire chi è l'ospite, perché potete leggerlo se siete attenti sotto che scorre. È una cara amica del canale, ha una rubrica lei stessa su questo canale che si chiama L'arte alchemica. Lei è un alchimista praticante del lavoro sul sé. Svolge seminari sul risveglio della coscienza, è autrice di due splendidi libri che vi invito ad acquistare, Dall'acqua al fuoco e Lettera di Gurdjieff alla figlia. Faccio entrare Luisella Passafiume. Buonasera, Ciao Luisella, ciao. ciao Roberto, ciao. Allora, beh, intanto vi saluto e vi ringrazio entrambi per aver in qualche maniera permesso che faccia parte anch'io di questa iniziativa, quindi mi fa molto piacere e ti ringrazio ancora Roberto, sia te che la libreria L'Alchimista nella persona Ma di grazie a te Luisella di aver accettato il mio invito, di aver trovato uno spazietto nei tuoi tanti impegni e come faccio sempre io parto con una suggestione, poi ti lascerò la parola. Allora, la mia suggestione potrebbe partire dallo spettatore di Lux in Tenebris, perché oggi o ora nel percorso che stiamo facendo insieme l'alchimia, proprio ora, in questo momento. Ecco, parlare di alchimia, parliamo di un tema enorme e abbiamo due rischi nel parlare di alchimia: o perderci sostanzialmente in un dibattito di natura
esoterica, antropologica, storica, e di vedere per un'ora cose interessantissime, ma che non rispondono all'intento di Lux in Tenebris, che è avere un occhio nel momento attuale. Oppure vedere l'alchimia unicamente, grazie al lavoro di Carl Gustav Jung, come uno strumento di sviluppo individuale, che in effetti è vero. Carl Gustav Jung trovò una similitudine tra il lavoro degli alchimisti medievali e il processo di identificazione, la scoperta del nostro vero sé, l'emersione di quel vero sé in una sorta di unione tra l'inconscio e la razionalità. Noi invece andremo a guardare il momento attuale, vedete il titolo, Nigredo cosmica, quindi andremo a vedere l'aspetto più collettivo. Perché? Perché io ho avuto questa idea e questa intuizione grazie ad un'altra conferenza che troverete in questa rubrica, il Lux in Tenebris, una chiacchierata fatta con Pino Cangemi sulla Rosa Croce. Anche in quella chiacchierata Pino Cangemi è stato bravissimo, perché sì, ci ha inquadrato il contesto storico, ma poi ha estrapolato quelle che erano le idee della Rosa Croce, che sono estremamente attuali, e cioè una società paritaria che, in cui ognuno si erge con la sua capacità, le sue potenzialità, i suoi talenti nel momento che è utile alla società globale. Un altro aspetto importante e interessantissimo di questo modello è rappresentato dalla fine o dalla riduzione della qualità, quindi del contrasto che esiste sostanzialmente tra gli opposti, e quindi io e lo sviluppo, per questo motivo, di una coscienza collettiva sempre più solidale, sempre meno portata quindi alla prevaricazione dell'uno sull'altro, che in cui quindi la coscienza collettiva inglobi, non in maniera prevaricante, ma in maniera scelta e voluta, le coscienze individuali. C'è un però: i Rosa Croce si definivano apertamente nei loro manifesti alchimisti, i veri alchimisti. E quindi, Luisella, tu sei qui per questo, perché io mi sono fatto una fantasia, immaginatelo un romanzo, sempre che siamo in un momento di passaggio. Questo non è una scoperta di Roberto, ma tutte le vie spirituali della vecchia, della spiritualità tradizionale o della nuova spiritualità sostengono che ogni 2000 anni circa l'energia portante dell'universo cambia. Ogni via spirituale ha un'idea di questo cambiamento, e quindi in maniera certa, e qui non c'è bisogno di essere complottisti perché è oggettivo, ognuno sta operando secondo le sue, i suoi riti, le sue situazioni, per gestire o entrare in questo cambiamento. Ci sono strutture più palesi, ci sono strutture più occulte, ma questo non mi interessa. Io ho immaginato, perché c'è una innovazione nella Rosa Croce, se io immagino, e qui Luisella poi te intervieni, l'alchimista medievale, mi immagino un signore, una signora anziani nel loro laboratorio con tutti i loro arambicchi vicino il loro apprendista. Invece la Rosa Croce si definisce fraternitas, fratelli e sorelle, quindi un gruppo. Per la prima volta quindi un gruppo collettivamente dice di operare alchimia, azioni alchemiche. Se ipoteticamente questo gruppo effettivamente non è qualche buon tempone che ha fatto quei manifesti nel 1614, 1615 o 1616, oppure semplicemente dei filosofi utopisti di quell'epoca, ma effettivamente avevamo veramente un gruppo operativo che ancora c'è. E ora ti lascio la parola. Se tu ne facessi parte,
E questo cambiamento che ho prospettato, no? Questo fatto di sviluppare una coscienza paritaria che però non sia inglobazione, che non sia sostanzialmente repressione del talento individuale, ma anzi che questo talento venga sviluppato. Che cosa faresti? E ti lascio una palla abbastanza bollente, quindi la parola. Beh, diciamo, cioè, dici abbastanza bollente, parlando di fuoco ci sta, perché l'alchimista lavora con il fuoco. Allora, ho ascoltato attentamente quello che hai detto e in effetti sì, sono d'accordo con te, l'umanità sta andando su questa strada, nel senso che comunque ci sarà questa famosa collaborazione, questa famosa comunione d'anime in cui nessuno cercherà di prevaricare l'altro e ognuno opererà secondo i propri talenti. Però è anche vero, come dicevi tu appunto, che ogni 2000 anni circa c'è un cambiamento. A me viene in mente, mentre parlavi, è venuta in mente questa cosa, quei famosi 3 giorni di buio, no? Sulla Terra. Ci saranno 3 giorni di buio, l'ha detto qualcuno, non so se ti ricordi perché le Sacre Scritture l'hanno riportato. Ci sarà l'inversione dei poli. Cioè ci sarà prima tutto un cambiamento, una serie di cambiamenti, cioè ci sarà il caos. Allora, a parere mio, sempre a parere mio, quei 3 giorni di buio in realtà non sono 3 giorni, è un tempo. Ed è un tempo quanto lungo? Dipende dalle coscienze incarnate in questo periodo. Quindi l'inversione dei poli. No, anche questo io mi ricordo quando mi veniva prospettata sta cosa, dicevo, ma pensa te, il polo nord andrà al polo sud, il polo sud al polo nord, cioè questo pensavo. In realtà l'inversione dei poli la stiamo vivendo, perché comunque va bene tutto e il contrario di tutto. Quindi quello che prima era giusto, adesso è sbagliato. No, magari chi in qualche maniera si sottrae alla legge, è visto come un eroe, chi invece cammina secondo la legge è visto come un delinquente. Quindi il periodo, diciamo, è attualmente, a parer mio, di caos. Quindi come si può lavorare? Si può lavorare iniziando a lavorare su se stessi. E questo è quello che io porto avanti, cioè dico sempre, perché per avere una coscienza collettiva sviluppata, quindi molte persone identificate con la propria anima, detto in una maniera alchemica molto semplice, occorre un gran lavoro su di sé. Quindi prima è comunque qualcosa di individuale, che poi diventa collettivo. Chiaro che noi che siamo qui stasera, chi ci seguirà, in ogni caso siamo già sulla via. Però la strada è ancora un pochino lunga, perché noi attualmente siamo nella fase alchemica cosiddetta del nigredo, no? Quindi l'opera all'oscuro, cioè al nero, quel periodo di caos, quel periodo di confusione, il periodo in cui tu non sei più, non hai più punti di riferimento, no? Perché il nero poi è legato a Saturno e Saturno rappresenta l'inganno, rappresenta quelle cose che comunque magari l'essere umano non ama tanto, che a parere mio invece sono bellissime, perché è grazie a questo periodo che poi arriveremo, Roberto, dove dici anche tu. Quindi riuscire a collaborare tutti assieme. Però prima occorre passare questa porta. Quindi il lavoro io lo vedo collettivo in futuro, ma nel frattempo individuale. Ma non individuale, passami il termine, cioè io guardo il mio orticello e me ne frego degli altri. No. Non in questo senso,
cerco di lavorare bene su di me per poter essere d'esempio agli altri, per poter essere d'aiuto agli altri. In che modo? Semplice. Se io emano poche energie disarmoniche, poche energie basse, è chiaro che molte persone si avvicineranno. Chi, tra virgolette, ha bisogno si avvicinerà, perché l'anigredo è cosmica, come hai detto tu, no? Quindi è una cosa che riguarda tutti, ma ognuno nel suo percorso. Ad esempio, se dovessi parlare io della mia anigredo, è iniziata in una maniera banalissima, se vogliamo, cioè con una malattia. Cioè una malattia cosa fa? Ti fa rivedere tutto, no? Ti toglie tutte le certezze e quindi tu ti fai un po' di domande, dici, caspita, ma allora cosa c'è oltre? Ma c'è solo questo? E lì c'è l'inizio. Un altro può aver perduto il lavoro, come dico a volte io, un altro può essere stato tradito. Cioè, ognuno di noi in questo periodo storico sta vivendo la sua personale oscurità, che poi è l'oscurità che comunque sta vivendo tutto il mondo. Non so se sono riuscita a spiegare. Assolutamente, e su questo mi hai aperto veramente una luce nell'oscurità di cui stai parlando, perché hai appunto affrontato quello che io chiamo sempre, quando anche persone mi fermano e mi dicono queste cose di cui hai parlato, evento soia. Allora, il concetto di evento soia è un concetto molto scientifico, non l'ho inventato io l'ho preso a prestito dall'astronomia e dalla storia. Ad esempio, a livello astronomico, l'evento soia è quando la Luna diventa satellite della Terra, permette le maree, quindi è un'accelerazione nello sviluppo della vita. Ad esempio, evento soia storico è la Rivoluzione francese. Con la Rivoluzione francese, con quel tipo di valori, libertà, fratellanza e eguaglianza, ciò che c'era prima, lo Stato assoluto, il sovrano che governava per nome di Dio e perché era scelto da Dio, quel mondo scompare. In noi gli eventi soia sono quelli di cui parli: una malattia, un abbandono, una perdita, se visti al nero, oppure può anche essere un cambiamento. Nel caso mio, ad esempio, io mi sono sposato, ho cambiato città, ho cambiato sede di lavoro, cioè, e per me la vita è completamente cambiata. E quindi anche quello è un evento soia, perché quello che ero prima, e qui l'anigredo, muore. E se noi vediamo, diciamo, i simboli alchemici dell'anigredo, no? Quello che io ricordo dai libri che studiavo, che erano quel vaso nero in cui dentro ci sono due amanti, dove l'amore, no, è collegato alla morte. Quindi l'anigredo è sì evento negativo, ma può essere anche evento dirompente di amore. Quindi sono questi due opposti. E la cosa che mi è balenata è che tu hai parlato di nigredo individuali, ma hai accennato anche che stiamo vivendo una nigredo collettiva, perché questa situazione, questi eventi soglie le vediamo, no? Vediamo certamente guerre, malattie, distruzioni naturali, e una persona razionale, no? Io mi tolgo dall'emotivo in questo momento e dico, vabbè, in qualsiasi epoca queste cose ci sono state. Ma oggi c'è un qualcosa in più. Queste cose che ci sono sempre state vengono amplificate e vengono fatte diventare immediate con la comunicazione. Allora, ritorno a quell'ipotesi. Se io volessi favorire questa nigredo per poi produrre queste trasformazioni, io
Quindi mi è venuta questa idea, no? Questa suggestione. Dice, allora, gli eventi accadono, perché accadono, cioè quelli sono oggettivi. Se io con la comunicazione li amplifico, sviluppo maggiormente, mi credo. Sì. E però per le persone ciò è rovinoso, distruttivo. Come facciamo, anzi, come fai te da alchimista a spiegare anche a livello collettivo, guardate che questo non è la fine o il male, è una fase che se io la no, trasformo, giusto, la trasmuto, sì, accade qualcosa. Ecco, magari ci aiuti su questi passaggi. Sì, allora guarda, volentieri mi viene da sorridere perché i miei ex allievi o allievi di adesso, o comunque anche chi ha letto i miei libri, cioè lo sa benissimo. E io ho sempre detto, dico alle persone, abituatevi a vedere la bellezza, perché in queste cose che stanno avvenendo, che comunque rispetto a un tempo sono globali, perché apro qui una parentesi, la paura della morte è scesa con l'ultima situazione di 2 anni e mezzo fa. La gente prima non sapeva che doveva morire. Cioè, tutta questa propaganda, tutta questa cosa su questo problema di salute ha fatto sì che tutti indistintamente si siano resi conto che il corpo non è immortale. E questo è interessante, molto interessante. Allora, nei momenti di paura che tutti più o meno hanno provato, e qua dico hanno provato, e io dicevo sempre, cioè, immaginatevi, guardate la bellezza di questo evento, no? Perché per quanto possa sembrare terribile, oddio morirò, no? Dov'è il problema? Io so che comunque morirò nel corpo, ma non morirò nell'anima. Quindi io dalla mia parte cerco sempre di far vedere la bellezza in tutto ciò che accade. Non avete occhi per vedere. In alchimia pratica si dice questo. Un evento, per quanto sia traumatico, per quanto sia distruttivo, per quanto sia una perdita, un lutto, no? Muore una persona cara. È terribile. Muore tuo papà, muore tua mamma. È qualcosa di devastante, perché comunque dentro di te qualcosa si spezza. È innegabile questo. Però magari il papà e la mamma erano allettati, avevano dei problemi seri di salute. Quindi rimanevano qui agganciati in una situazione che non gli apparteneva più. Quindi, chiaro che, faccio l'esempio della morte perché è ad esempio estremo, ma comunque chiaro che è una sofferenza per me, ma per loro è stato un cambio d'abito. Loro stanno facendo un altro percorso. Molte delle cose alle quali noi siamo legati lo siamo per volere della nostra macchina biologica, ma non a livello animico. Come posso io aiutare una persona o comunque la collettività nel dire guardate, quello che sta accadendo è perfetto? Ricordandomi e ricordando anche agli altri che comunque noi abbiamo scelto. Abbiamo scelto questo periodo evolutivo, abbiamo scelto la famiglia in cui ci siamo incarnati, il paese in cui ci siamo incarnati e anche le situazioni che ci stanno venendo avanti. Perché giustamente tu lo saprai, forse anche meglio di me, che noi attiriamo ciò che siamo, ciò che abbiamo dentro, ciò che ci serve per evolvere. In questo senso si può vedere la bellezza in qualsiasi cosa. Chiaro che se mi do una martellata in un dito, cioè subito proprio tutta sta bellezza non riesco a vederla. Però 2 secondi dopo, 3 secondi dopo, quando avrò smadonnato, a un certo punto dirò, caspita, però guarda questa cosa, cosa mi fa vedere? Mi fa vedere che non sono presente. Mi fa vedere che in questo momento non ci sono, non c'ero. Ed è pericoloso per un essere umano vivere senza esserci. Quindi l'aiuto che si può dare è proprio questo. L'accettare, e ripeto, accettare il momento presente.
che non significa soccombere adesso, ma significa semplicemente prendere atto che in questo momento le cose sono così. E da qui posso trasformarle, perché finché io non le accetto, non posso trasmutarle. Questo è l'alchimista. Cosa fa l'alchimista? Trasforma incessantemente la sua vita affinché l'esterno si conformi a sé. Non trasforma, non cerca mai di cambiare l'esterno. Ripeto, per me questo periodo, tra virgolette, terribile, dettato dalla mente umana, ma bellissimo, visto dall'anima, è un momento meraviglioso per svegliarci, per iniziare ad unirci. Non siamo mai stati uniti. Io ricordo le parole che sentivo dire all'inizio di questa cosa che è successa, di cui chiaramente non dico il nome semplicemente per non alimentare, 2 anni e mezzo fa, in cui c'era gente che diceva vabbè, ma una cosa così, con tutti i morti che vediamo in TV, eccetera, farà sì che saremo sempre più uniti, no? E dopo cosa succedeva? Chiamavano i carabinieri perché il vicino era uscito 3 volte col cane. Perché è questo che è accaduto. Per quello dico che siamo ancora nella fase dei 3 giorni di buio. Però questi 3 giorni di buio sono indispensabili, perché sennò non può avvenire il cambiamento. Il discorso della paura della morte, ripeto, il ritorno su questo. Perché a me faceva specie questa cosa. Vedevo questa cosa e dicevo, ma com'è possibile? Io lo so che un domani il mio corpo morirà. Non è una novità per me. Non mi serviva questo evento per rendermene conto. Lo so benissimo che la macchina biologica è destinata a soccombere, a morire. Però la mia anima no. Io animicamente sono immortale, sono identificata ancora con il corpo, quindi soffro, però animicamente no. Quindi se le persone iniziassero ad avere questo tipo di coscienza, davvero non ci sarebbe più nulla che ci può spaventare. Ed è questo, il passaggio che faremo, quello successivo. Quindi ben vengano le trasmissioni come la tua che parlano di unione, di fare qualcosa per tutti. Perché è così che pian piano metteremo in moto quello che è il risveglio, la connessione con la propria anima. Sì. Ma infatti Luisella mi apri con questa, poi con questa calma, no? Con cui parli di concetti veramente importantissimi, e questo è molto bello, mi apri delle suggestioni. Mm-hmm. Perché? Perché io già l'ho delineato in un'altra trasmissione, ero insieme a un altro amico, Claudio Marucchi, e io ho notato, abbiamo notato insieme, perché poi lui ha parlato secondo le sue conoscenze, appunto queste contraddizioni di cui tu parli. E cioè, da una parte abbiamo una società, quindi noi, mi ci metto anch'io assolutamente, io non sono diverso da chi sta ascoltando o dalla persona che incontro fuori al bar, io sono la stessa cosa. Noi come società che ci stiamo sempre più chiudendo, abbiamo sempre più paura del diverso, abbiamo sempre paura che accada qualcosa, non ci apriamo più, addirittura stiamo sempre più in casa. Ci sono queste voci di giovani, no, che non escono, che stanno sempre più in casa. D'altra parte, l'elite, non quelle occulte, quelle palesi, cioè quelle dei grandi signori di questo strumento che stiamo utilizzando, invece hanno una visione ampia, dove c'è questo discorso di anima, perché hanno la visione di fare viaggi spaziali per aprire e scoprire che cosa c'è, addirittura colonizzare altri pianeti, quindi portare la coscienza lì. Molti di questi imprenditori non sono più
l'imprenditore classico che c'è nella nostra mente, che gira con il macchinone, lo yacht, ma magari vanno a fare yoga, vanno a occuparsi di determinate cose. Quindi continua a dire: noi abbiamo un'elite palese, non quella occulta, che sta ragionando su due aspetti, o questo aspetto animico o l'aspetto più materiale, biotecnologie, supero la morte grazie a Neurolink, grazie alla biotecnologia che mi mette del metallo dentro e quindi io posso bypassare la morte, però comunque una visione lunga. Mentre la nostra società, noi persone normali, ci chiudiamo sempre più nella paura. Io a tante persone che mi fermano gli chiedo sempre: ma tu fra 10 anni dove ti vedi? Perché io lo so che, come hai detto te, domani mattina o fra poco posso andare dall'altra parte, nell'oltremondo. Però c'è un altro aspetto, che è un aspetto alchemico fondamentale, che è la fede. Perché, e tu l'hai citato più volte, chi mi ha insegnato la magia mi ha detto: guarda, butta via tutti i libri, e non era assolutamente cristiano e non era assolutamente cattolico, ha detto: butta via tutto, prendi il Vangelo, precisamente il Vangelo di Giovanni, poi se vuoi risorgere prendi il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Filippo e il Vangelo di Maria Maddalena. Quindi capisci anche qual è la mia formazione. E lì hai detto: sì, vuoi vivere pienamente nel mondo, e però sai che c'è un oltremondo dove tu stai già, anche se non te ne rendi conto. Quindi la nigredo non è come molti pensano, la via del deserto, privarsi di tutto, uscire, perché molta della nuova spiritualità sviluppa una modalità luciferica o luciferina, senza nessun giudizio. Io, avendo quella formazione che hai capito, non c'ho giudizi duali, bene e male, però è quella mentalità che mi porta fuori, che tutti noi attraversiamo nella nostra fase di crescita spirituale, dove, se io faccio riferimento alla mia fase alchemica, prima rifiuto delle percezioni che accadono, poi ti rendi conto che ci sono, ci devi fare per forza i conti, quindi accettazione, fase luciferiana, cioè fase che dici: io sono diverso da Perry e da Luisella, non ci posso stare con loro perché hanno le vibrazioni basse, poi qualcuno andava in mezzo ai lebbrosi e quindi, esatto. Non lo so come mai, però va bene, e che era lui il più grande di tutti, però andava in mezzo ai lebbrosi. Però io, che ho letto 3 libri, dico che tu, Luisella, c'hai le vibrazioni basse, e allora anche se non vado su una montagna già ci sono con la mia mente. Ecco, come facciamo a far capire che non è così che funziona? Che l'aspetto di fede non è il ritornare un'altra volta dei dogmi, ma è un atteggiamento. Magari puoi aiutarci te dal punto di vista dell'alchimista. Allora, guarda, è molto difficile spiegarlo a parole, perché le persone non possono comprendere, anche perché molti vengono appunto da realtà in cui i dogmi, in cui le limitazioni, in cui le proibizioni sono stati molto forti, quindi hanno una mente molto, molto chiusa, per cui certe cose non riescono a comprenderle. Tu prima hai citato i Vangeli, e a me è venuto in mente, no, se volete seguirmi, lascia il padre e la madre, lascia il fratello, lascia, no? E quindi questa visione che, come dicevi tu, ti devi spogliare di tutto, devi lasciare tutto. E quindi non puoi spiegarlo in questa maniera, perché l'essere umano non è pronto a questo. In realtà
quando il maestro Gesù diceva questo, intendeva che cosa? Cioè non avere attaccamenti, non essere attaccato a determinate cose. Non è che non le puoi avere. Io dico sempre, non è che uno non può andare via con la limousine. L'importante è che non si identifichi con la limousine, perché un domani probabilmente, se si identifica, la vita gliela porterà via. Però questo è un discorso che si può fare nel tempo. È molto difficile farlo comprendere alle persone. E ti assicuro che anche nei corsi che faccio è difficile farlo comprendere. Come lo puoi far comprendere? Lavorando tu su di te. Torniamo al punto che ti avevo detto. Cioè, se io divulgo determinate cose, parlo di determinate cose, se poi anche le metto in atto, quello è il modo migliore per far sì che anche altri comprendano. Perché se no, solo a parole è difficilissimo. Te lo dico per esperienza personale, perché? Perché viviamo in un periodo di nigredo, in un periodo di caos. Quindi una persona ascolta noi, ascolta degli altri, poi qualcun altro gli dice qualcos'altro e capisci che è difficile. Perché io mi sono innamorata di Gurdjieff, innamorata, passami il termine, di Gurdjieff? Perché lui cosa diceva? Non credere a nulla di quello che ti dico se non puoi sperimentarlo di persona. Quindi il nostro compito, il mio compito, ma penso anche il nostro, è quello di aprire delle porte, aprire delle finestre, dare dei messaggi e poi dire alle persone, sperimenta. Sperimenta. Io adoro gli esercizi di presenza, no? E l'esercizio principe, che era quello che poi dava Gurdjieff, era sii presente quando passi sotto una porta. Cioè, passerò alla storia io per la storia della porta, no? Perché sii presente quando passi sotto una porta. Vuoi svegliarti? Vuoi aiutare la suocera, la mamma, la nonna, la zia ad evolvere? Passa sotto una porta e sii presente. Quello è una... Allora, quando io dico queste cose, se le dico in presenza, con le persone presenti, vedi proprio scritto, questa qua fuma, questa qua si droga. Cosa sta dicendo? È una sciocchezza. Però poi, cosa accade? Che quando passano la porta, non sono presenti. E così uno si accorge che è veramente così. Perché tu non puoi, tu puoi dire una persona, puoi scrivere mille libri dicendo guarda che così, così, così. Però il mentale è tanto forte e le cose nuove fa fatica a farle sue, a meno che non ci sia la prova provata. Quindi io passo sotto una porta, non mi rendo conto o mi viene in mente dopo, allora dico caspita, ma allora era vero. Allora davvero non ci sono? Cioè davvero dove sono mentre passo sotto la porta? Chi c'è dentro di me mentre passo la porta? Ecco, a parere mio il messaggio è questo, cioè far comprendere alle persone che in realtà stiamo dormendo. E finché stiamo dormendo staremo sempre male, daremo sempre la colpa agli altri per ciò che ci accade e saremo sempre vittime del mondo. Perché allora non riusciremo a vedere, come dici tu, che gli imprenditori e chi comanda, tra virgolette, il mondo, chi si palesa, fa determinate cose e noi possiamo fare altrettanto. In una vibrazione diversa, però io posso aspirare all'immortalità se mi identifico con la mia anima. Però se tu lo spieghi così a parole alle persone, ti liquidano come un'invasata o come qualcuno che è spirituale, perché poi giustamente la gente dice sì è vero ma io non arrivo a fine mese. E allora cosa puoi dire tu a una persona che ti dice così? Certo gli puoi dire è così perché comunque non hai fede nella vita, no? Hai paura del mondo, quindi ti chiudi e chiudi anche il portafoglio. Glielo puoi dire più avanti, questo subito non glielo puoi dire. Però
puoi iniziare a dirgli: guarda che comunque tu hai scelto questo periodo, hai scelto questo momento di prova, perché grazie a questo puoi diventare molto altro. Allora, una cosa che sempre mi suscitano, no, queste riflessioni che stai facendo, è che noi strutturalmente siamo appunto abituati a queste fasi, no? La nigredo come fase fondamentale nello sviluppo. C'è un film, io sono un cultore, Perry lo sa, di film per ragazzi, cioè non vado a vedere i film di sé, che a me piace tanto, poi adesso ho visto che faranno il 2, quindi io già sono preparato, che è Constantine. Bellissimo. Bellissimo film, dove, lo dico e lo nego, gli aspetti magici non sono così da film, sono abbastanza, diciamo, dico abbastanza veritieri per non dire altro. E lì, in effetti, nella storia, c'è, diciamo, quel Nephilim, quel Gabriele, che si unisce ai demoni per un'idea: se loro non soffrono, se loro non hanno un momento di sofferenza, non possono evolvere. Cosa che c'è anche poi successivamente nel film Disney degli Eternals. C'è sempre quest'idea. Allora, ritornando a quell'ipotesi proprio originaria di questo gruppo, ma non è che per caso, ma questa è una fantasia mia, effettivamente partendo, no, da un'unione di alchimisti con capacità tecnico-rituali di un certo livello, ripeto, prenda un evento oggettivo, lo amplifichi in qualche modo sulla ritualità, io non ho competenze, potrei anche studiare o avere delle intuizioni, però comunque sviluppi un flusso energetico, un flusso di energia. Attraverso questa amplificazione energetica trasmette informazioni in modo diverso, perché le frequenze arrivano in maniera diversa a varie persone. Perché dico questo? Non perché sono completamente fuori, ma può darsi, ma perché a tante persone accade in questo momento, e penso che vengano anche da te, che fanno sogni particolari, ma non sogni simbolici, no? Che allora ci vanno dallo psicologo, mi dice che l'ibis è questo, eccetera. No, sogni molto concreti, come fosse, come le persone stessero vivendo in un oltremondo, in un altro mondo, in un'altra dimensione. E questi sogni a volte sono, diciamo, brutti, ma a volte sono di un qualcosa di, diciamo, difforme rispetto a quello che viviamo. E io inizialmente lo prendevo come una casualità, ma quando sempre più persone mi hanno iniziato a raccontare delle cose dove ci vedo un filo, ho iniziato quasi a pensare che qualcuno, questa mia fantasia, stia operando attraverso delle correnti che poi vengono decodificate. Questa mia fantasia ti suscita qualcosa anche rispetto alla tua esperienza? Perché io dico, parlo di altri, ma lo metto anche su me stesso sostanzialmente, di un aumento della mia ricettività che si è decuplicato rispetto a prima. E non è che è perché ho fatto 2000 corsi o 100.000 riti, no, io sono quello di 3 anni fa, di 4 anni fa. Probabilmente quella cesura che hai detto effettivamente in qualcuno ha prodotto qualcosa. Io ti posso dire che da quel periodo in me ha prodotto un'espansione, ma non voluta. Non voluta. Cioè è come se, è da lì che io ho iniziato a pensare che c'è qualcuno che sta operando. Da quel momento lascio la parola a te, perché se no qui entro, ci sto 3 ore a parlare di queste cose. Oh, ma è bellissimo, cioè, quello che stai dicendo mi piace tantissimo, veramente.
Il bello è che non abbiamo assolutamente preparato nulla, ma stiamo parlando di cose che comunque sappiamo tutti e due, anche se non ci conosciamo tantissimo. Allora, sì, concordo con te, nel senso che adesso chi cosa sta facendo queste cose, non lo so se... Insomma, è un'energia, diciamo, è un tipo di energia che si sta manifestando e su questo sono d'accordo. Poi c'è anche un'altra cosa bellissima, che magari non tutti sanno e che è un po' particolare, ma che comunque io affermo, perché cioè, non è questione, io dico sempre, non è questione di credere o non credere, o la senti o non la senti, perché credere è una credenza. Se prendi, cioè nel mio secondo libro io spiego bene cos'è una credenza. E invece il sentire, il sapere che è così, è qualcosa che riguarda l'anima. E quindi, a parere mio, e quando si inizia a fare un lavoro su di sé, come stiamo facendo noi, noi magari non lo sappiamo, però ci mettiamo al servizio, no? Ci mettiamo al servizio, nel senso io sto facendo un lavoro su di me e mi metto a servizio anche di chi magari ha bisogno. E di notte succedono delle cose, per cui a volte si può andare in certi luoghi dove c'è magari bisogno, quindi possono esserci degli incubi, altre volte si possono incontrare delle altre energie in cui magari più di una persona, poi come dici tu, magari ti viene a dire più o meno le stesse cose. Quindi sì, questa cosa avviene, sta avvenendo e fa parte di quello che dicevamo prima, cioè delle coscienze che si alzano ed è positivo, ripeto, non tutti lo ricordano, no? A volte io lo faccio notare magari alle persone che frequento e allora nel farlo notare poi loro dicono caspita, è vero, no? Mi sono messo al servizio e di notte spazio. Però non è una cosa voluta, è una cosa che accade quando tu sei ricettivo, quando tu in qualche maniera, parlando a livello alchemico pratico, inizi ad aprire il cuore. Cos'è l'apertura del cuore? Non è l'infarto, perché l'apertura di cuore, cioè qualcuno potrebbe pensare all'infarto. No, non è l'infarto. L'apertura di cuore è appunto quello che dicevamo prima, cioè l'assenza di paura. Io non ho più paura, non ho paura di morire, perché so che sono immortale, ecco che allora mi si apre un mondo. Non ho più paura di quello che comunemente una macchina biologica teme. E quindi si apre un mondo. E quindi poi ti piace tantissimo anche il film Constantine, che a molti fa paura invece, che non piace, che quel Gabriele non piace. No, perché riesci a vedere le cose sotto un altro aspetto. E a proposito di questo, di Constantine, ti dico un particolare che... sembra assurdo, ma è stato così. A me quel film è arrivato il promo di quel film, quando era uscito, in un telefonino che praticamente non poteva ricevere quelle determinate cose. Non aveva, erano i primi, quindi io non potevo ricevere, non avevo Bluetooth, non avevo nulla. Eppure è arrivato il promo di quel film sul mio cellulare e le foto, le cose che avevo, si sono bruciate tutte. E quando ho cercato spiegazione da un tecnico, il tecnico non ha saputo darmela. Bellissimo questo. E tu fatalità l'hai nominato. Quindi stupenda questa cosa. Sì, concordo. Sì, assolutamente. E io vorrei chiudere, proprio per parlare della trasformazione, con il simbolo alchemico per me per eccellenza, che venne sviluppato da Alphonse Louis Constant, che è Eliphas Lévi, che costruì questa struttura che adesso viene identificata come qualcosa di diabolico, di malefico, di satanico, che è il Bafometto. E nel Bafometto, che se lo vedete, no, c'è un capro con le ali nere, con il pentacolo non rovesciato come fa qualcuno, ma il pentacolo che quindi significa l'anima con il vertice superiore,
una mano che punta verso l'alto, una mano che punta verso il basso, luna crescente, luna calante, il caduceo all'altezza della parte sessuale, no? Quindi l'unione degli opposti. E ci sono due parole, quindi io vorrei terminare, no, con te che ci spieghi queste due parole, solve et coagula, che forse è quello che dobbiamo fare noi, una verso l'alto, il solve verso l'anima e il coagula verso il corpo, verso la materia, verso questa nostra paura della morte. Magari ci aiuti a capire meglio questa cosa di solve et coagula e della nigredo su questo. Ma guarda, allora, è indispensabile, è un po' quello che facciamo tutti noi, no? E cioè il fatto di riuscire prima a dissolvere, no? A dissolvere tutte quelle parti di noi che in qualche maniera ci tengono ancorati alla materia, ma che sono delle parti che comunque non ci servono, non ci servono più. Quindi è qualcosa che noi abbiamo vissuto e che grazie all'intervento divino riusciamo a sciogliere. E poi però cosa dobbiamo fare? Poiché dobbiamo vivere in un mondo fisico, perché è molto importante questo, cioè io sono qui e sono nella materia, non sono solo spirito, sono anche materia, devo riassemblarle, diciamo, nella maniera più corretta per me in questo momento. Quindi è il simbolo della trasformazione alla fine. Cioè io, Luisella, adesso non sono quella che ero ieri, non sono quella che ero 10 anni fa, ma non sono neanche quella che sarò domani, che sarò dopodomani. Quindi la continua trasformazione, il morire continuamente a se stessi per rinascere di nuovo completamente nuovi. Ed è una cosa che a me piace tantissimo, perché nei compleanni, in genere io non dico mai buon compleanno, non scrivo mai buon compleanno alle persone, dico sempre buona rinascita, perché ogni compleanno, chiaramente, ma anche ogni giorno è un'occasione di rinascere. Quindi è qualcosa di meraviglioso, è una continua trasformazione, un continuo dissolvere per poi riassemblarmi. Perché c'è anche, a parere mio, ti rubo 2 minuti, c'è anche questa, come dire, questa malcomprensione del fatto che se sto facendo un percorso spirituale la materia non mi interessa, o come dici tu, come dicevi tu prima, sì, ma quelle vibrazioni sono vibrazioni basse che a me non interessano, no? Quindi io sono altrove, faccio altro. Non è vero, perché io sono in questo mondo, quindi è qui che io devo operare, e per operare qui devo avere comunque un apparato psicofisico in grado di gestire la materia. Però devo essere anche in grado di trasformarlo costantemente. Perché? Perché siamo in un periodo di caos e quindi io devo risintonizzarmi ogni giorno sulla realtà di questo mondo fisico, che in questo momento sta cambiando velocemente. Non è come 10 anni fa, 20 anni fa. Cioè, le persone 20 anni fa avevano dei problemi con la famiglia, col denaro, con quello che vuole. E io personalmente ho passato questa fase in cui dicevo, sì, vabbè, ma ho tempo. Sì, ma con calma ce la faccio. Sì, ma ci riuscirò. Dai, mi impegno, ci riuscirò. Non c'è tempo adesso. Cioè, adesso o lo fai, o lo fai. Cioè, o lo fai volutamente, perché decidi tu, o la vita ti porrà davanti delle situazioni disarmoniche, che io non amo dire brutte, ma semplicemente disarmoniche, per cui tu sarai costretto a riassemblarti velocemente in una vibrazione diversa rispetto a prima. Grazie, Luisella. Perry, hai qualche considerazione, qualche domanda, che siamo in chiusura, in modo che terminiamo magari, oppure che cosa ti porti via da questa chiacchierata?
Ma sicuramente Luisella racconta sempre in maniera molto, secondo quello che è il mio sentire, armonica dei concetti molto profondi, molto importanti. Dovrei fare un elenco che non mi sembra un caso. È più comodo per lo spettatore riguardarsi la puntata per afferrare i concetti, ma per esempio, tra i tanti esempi, questo concetto delle persone che vadono, che escono, che pensano di essere elevate, non danno senso alla materia, al corpo, quando loro stessi sono corpo e quindi se non trattano bene il corpo hanno dolore, che elevazione puoi avere se poi senti dolore del corpo che non ti curi? La stato di presenza è sapere anche che esisti nello stato di materia per fare delle esperienze e vivere proprio questa esperienza, pur essendo magari anche visto da altre scuole filosofiche, e posso anche concordare che la materia sia un'illusione in un certo senso, però nel momento stesso che la sto vivendo e la sto interpretando, io devo essere presente in quell'illusione, perché vivendola qualcosa di reale c'è, perlomeno l'esperienza della coscienza è qualcosa di molto concreto che mi serve realmente per evolvermi, non facendo magari evadere pensando di scafare i compiti e di passare con dei trucchetti e poi affidandomi al prossimo, pensando che mi faccia il lavoro per me. Sì, io vorrei concludere anche con un altro aspetto e poi lascio terminare a Luisella, che in Occidente, in effetti, in questo momento soprattutto, c'è una grande voglia di spiritualità, no? Perché tante persone che prima proprio non si interessavano di certi argomenti si interessano. Io dico sempre, se io domani mi metto a fare il corso di stregoneria, qualsiasi cosa, o di sciamanesimo, ho piene le aule. Però io dico sempre una cosa, c'è anche una ricerca di vedere nella magia, nella stregoneria, nello sciamanesimo, nell'alchimia, qualcosa di complicato. Cioè io cerco sempre qualcosa di complicato, invece la magia è stare, è quello che hai detto te. Io in un'accademia di studi esoterici che, dove io collaboro come docente, io ho chiesto un insegnamento, perché io voglio fare quello che è la centratura mistica. Per quale motivo? Perché ho notato che in questo momento tante persone, perché sono interessate da queste varie cose, vanno a fare un corso X di qualsiasi cosa, che sia stregoneria, che sia magia, che sia sciamanesimo, ma non hanno la base iniziale, il fatto di essere centrati. Io dico sempre alle persone, va bene, che è quella presenza di cui parlava Luisella, di cui parlavi te Luisella, tu puoi fare tutte le esperienze che vuoi. Io sono uno che nella vita ne ha fatte tantissime, oscure, della luce, metà e metà, ne ho fatte tantissime. Però io, avendo una formazione marziale cinese di ispirazione taoista, quindi la logica del vuoto, nel momento che quell'attività sentivo che non era mia, che non andava bene per me, ritornavo in quella presenza di cui parli. Ecco, questa è la magia. Perché lì, in quel modo e in quel momento, tu fai tutte le esperienze che vuoi, quindi vivi questo mondo senza fuggirne, però nel momento in cui senti che quella cosa non va bene per te, ritorni nella tua presenza, che è l'anima, che non è l'anima di un qualcosa di astruso eccetera, ma un qualcosa di veramente concreto, di veramente reale. E io chiudo, poi ti lascio la parola, con il dire che probabilmente uno dei più grandi maghi della storia, che Aleister Crowley, diceva: il mio unico obiettivo è sviluppare un contatto duraturo con il mio guardian angel, che quindi angelo guardiano, che non è un'entità esterna,
ma è il nostro sé superiore, la nostra anima, diamogli i nomi che vogliamo. Quindi ti lascio la parola per chiudere su questa ultima suggestione. E poi sì, ti fermo un attimo per dirti che ovviamente non scapperai, perché sarai mia ospite quando troveremo un attimo di tempo con i tuoi impegni per l'Alvedo, perché le fasi le dobbiamo fare tutte, e quindi dovremo fare l'Alvedo cosmica e la Rubedo cosmica. Ti lascio la parola, Luisella. Va bene, grazie. Grazie dell'invito innanzitutto. E sì, allora mi collego un po' a quello che stavi dicendo, che appunto la gente fa un sacco di cose, eccetera. E qual è il problema? Il problema è che la gente, la maggior parte delle persone, fa un sacco di cose sperando di fuggire dal proprio dolore. Cioè, mi iscrivo a un corso, faccio una determinata, non so, sì, varie cose insomma che ci sono, compresa anche l'alchimia, ma tantissime altre cose, sperando di togliermi dal dolore in cui sono. Ed è per quello che poi tutti i corsi che facciamo alla fine non ci danno nulla, ed è per quello che continuiamo a farne. In realtà, io parlo per l'alchimia, non è che se tu inizi un percorso alchemico non avrai più problemi, perché i problemi nella vita li avrai comunque. Però attraverso la trasformazione di te stesso, udite udite, tu non li vedrai più come problemi. Quindi va bene fare qualsiasi tecnica, qualsiasi cosa per sperimentare, ma non per sperare che questo ti tolga dalla sofferenza in cui vivi. Perché non è possibile. Nel senso, le cose tu le devi accettare e trasformarle. Torniamo sempre al punto A. Ecco, questa è una cosa che secondo me è di fondamentale importanza. Invece la gente in questo periodo cerca tante risposte e quindi fa corsi di magia, di qualsiasi tipo, sperando di fuggire dalla realtà in cui è immersa, senza sapere che è nell'accettazione della realtà in cui è immersa che può trovare la via d'uscita. Quindi il contrario. Noi facciamo sempre il contrario, non so perché, ma noi iniziamo sempre dalla parte sbagliata prima di comprendere qual è quella giusta. Ecco, io volevo concludere con questa riflessione che mi sembra molto importante per chi sta iniziando a fare un percorso. Grazie, grazie tantissimo Luisella, e quindi se anche te Perry non hai altro da dire, chiudiamo qua, abbiamo utilizzato la nostra ora, abbiamo fatto questa chiacchierata, secondo me Luisella ci ha dato concetti molto importanti, sempre con il suo fare così dolce, però ci ha detto cose veramente importanti, e quindi saluto tutti gli spettatori di Lux in Tenebris, e alla prossima puntata anche con Luisella, quando passeremo dal buio della Nigredo a qualcos'altro, alla trasformazione dell'Alvedo. Una buona serata. Buona serata a voi, grazie infinite Roberto, e grazie anche a te Pieri. Buona serata a tutti. Buona serata e buon proseguimento di serata a tutti. Arrivederci.